immediata raggiunazione, anche se non vuoi, se non spacco. E ci vedete meno bene. Quindi in questo senso questo è un po' più sensibile. Però un uomo combattente, abituato, sorridere, anche se devo pettinarlo, difficilmente soccomberà solo per questo motivo. Probabilmente non si deve essere dato ore, ma se è carico di adrenalina non avrà problemi particolari. Diverso il caso assolutamente in questo modo. Ecco, la parte del naso, questo è un altro punto sensibile, che possiamo definire il secondo livello, perché provoca un trauma, una lacerazione, una frattura. Non è vero quello che dicono che un colpo tirato con una certa forza da un esperto di arti marziali, non solo un esperto di arti marziali, ma se anche dovesse tirare un colpo di karate col massimo della mia forza in questo punto, provocherà un trauma importante, ma non è vero che lo so bene. Quindi, chiaro che l'importanza della vita, perlomeno sappiate che non potete rischiare un sicuro. Torniamo al discorso della situazione estrema. Una mia difesa estrema, se sono tutore dell'ordine, è un operatore di sicurezza. In casi estremi può prevedere anche un gruppo di questo tipo. Se di mezzo la mia vita operatore di carta. Non rischio di uccidere. Ovviamente se cade si spacca la testa è come si può, quindi rischio c'è comunque, ma non per questo tipo di colpo. A metà mascella, come dicevo prima, sentirete che ci sono determinazioni del potere, che sono quelle che qualunque pugile conosce. Un colpo tirato dalla mascella in questo modo può provocare una parola. Si spengono tutte le lampadine e un nuovo giorno. Anche qui, un colpo tirato dalla mascella può essere caratterizzato proprio solo per le mani. Quindi colpire un punto sensibile, cercate di farlo comunque con la parte del vostro corpo che non vi darà problemi in caso di urto. Quindi, o la dominate da una parte, dall'altra, o tra una delle mani. Ricordate che le mani non sono fatte per subire un di questo tipo. Anche se noi colpiamo con un occhio, facciamo in palestra, attacco, comunque, in una competizione o peggio di una rissa, dimenticate di riuscire a farlo nel modo d'oro. Questa parte del mento, la parte tastata di mento, voi sentirete che c'è sotto i denti, comincia a scorgere quello che è il dorso del mento. È un punto sensibile, va bene solo per gli operatori di sicurezza. Devono essere persone accorte, abituate a gestire i propri conti. Perché è chiaro che finché mi metto così, nel nostro ultimo attimo, avremo verso il basso, qui sento un forte dolore. Ma se fossimo in un confronto, adesso l'ultimo se ci mette più. Quindi può servire solo se per caso stiamo parlando fuori uno dal mio sportivo, se noi due blocchiamo il tacco. Diciamo che è un elemento di sua sorte. Scendiamo ancora, non con la parte frontale del cranio. Nella parte frontale del corpo, sotto il cranio c'è il corpo, noi sappiamo tutti come un elemento molto potente e delicato. Ci sono delle strutture all'interno del corpo che in caso di trauma diretto, con un pugno, con la mano aperta, come noi proviamo, possono anche in casi, in vari sentimenti, e bloccano la funzione. Quindi, da punto sensibile, sicuramente può provocare la morte, per questo non è definito un punto assoluto di primo livello. Nella stessa zona del corpo, più o meno, però, c'è l'incavo dell'esterno, l'incavo dell'esterno. Questo è un punto, lo possiamo definire, il classico punto sensibile di terzo livello, perché la mano che agisce in questo punto, ovviamente in maniera dovuta, non andrò in questo modo, potrei provocare dei traumi diversi del corpo. È come se entrasse all'interno del corpo, non in verticale, non in orizzontale, ma a 45 gradi verso il basso. Il dolore è insostenibile. Quindi potrebbe servire per calmare qualcuno che viene verso di me, se uno con la sicurezza, lo spingo, poi gli faccio capire che non è in questo punto, però non è il peso, perché o lui capisce che non vuole farlo, oppure sarà di volte, se non mi devo anche sapere qualcuno che spera. Un altro punto sensibile, tra l'altro, le persone molto muscolose come il nostro Mattia, hanno una maggior sensibilità di quelli che si chiamano i punti sensibili. Un muscolo flaccido di una persona non allenata o un muscolo flaccido che ha qualche deficienza ha meno sensibilità. Sembra strano, in realtà il muscolo spinge da un altro punto sensibile al muscolo. Oppure permette il più facile raggiungimento dell'osso. Quindi non lasciate più nella massa muscolare. I punti sensibili alle mani, anzi, è
peggio perché è molto muscoloso. Questa fossa sotto ai muscoli e sopra alla clavicola, esattamente alla parte del cuore, si chiama fossa clavicolea e è un punto sensibile di terzo livello, proprio con forte dolore, non con una pressione orizzontale, non ancora verticale, ma assolutamente verso il basso, proprio con un dolore che può essere un dissuasore. Può servire se due persone si stanno allineando, si stanno spingendo, io faccio tutto quello che posso provocare dolore, chiaramente posso farlo davanti, posso farlo da dietro, allo stesso modo. Posso farlo in vari modi. Nella parte posteriore del cranio, ovviamente il cranio è tutto visto, schiacciato, spiegato, corretto, ne subisce pesantemente le conseguenze, però c'è la base del cranio, le vertebre cervicali in questo punto, che sono delicate, perché un colpo in questo senso provoca per inerzia un avanzamento del collo, il corpo tende a rimanere fermo, la testa va indietro e corre il rischio di o di non venire subito sotto abbiamo quelle che sono le vertebre che sono sembrano fisse. Questo è il punto sensibile, in realtà è anche un punto molto resistente. Allora, non è l'indice, semplicemente un colpo violentissimo in questo punto, proprio come una mandarina, però deve essere violentissimo, altrimenti faccio male basta, la reazione si sarà violentissima. Sempre nella parte posteriore del cranio, c'è quello che è definito incavo maschile. Provate adesso, mettervi lì, nei sotto la fossa che sentite sotto le orecchie, non potete non sentire, si chiama incavo maschio, non per nulla. Non dovete andare verso l'alto, non in orizzontale, e qui a 45 gradi, come se voi, come se la vostra intenzione fosse quella di entrare nel cervello, in questo modo. Il dolore è sofferto. Quindi, questo è un buon punto del terzo livello, punto sensibile che però non provoca dei danni permanenti.